Innanzitutto è una grande gioia essere di nuovo qua dopo tanti anni. Abbiamo fatto il calcolo ieri con Andrea, sono 5 anni che non metto più piede a Genova. Sono 37 che sono partito da Genova, ma 5 anni che non rimetto più piede. Quindi nemmeno in questa chiesa. Quindi sono felice di rivedervi, sono felice anche di vedere visi nuovi, questo è incoraggiante perché vuol dire che la testimonianza continua. È poi una gioia rivedere e riabbracciare quelli che invece c'erano e che continuano con fedeltà. Mi è stato chiesto di portare il messaggio. Mi sono messo proprio davanti a Dio e dico: Signore, è bene che io non conosca quella chiesa. O meglio, la conosco, sì, ma grazie, sei gentile. Ma ogni chiesa ha dei bisogni particolari. Ogni singola persona ha dei bisogni particolari, ma ogni chiesa ha anche dei bisogni particolari. Che cosa vuoi che io porti? E lo collega a quanto è stato detto un attimo fa. Il titolo di questa condivisione è Rallegrarsi, sempre. Quando un mio amico pastore mi ha telefonato, e mi ha detto: ho l'esito dell'esame istologico. Gli ho detto: allora? Mi ha detto: Paolo, hai un cancro. Agosto 2013. È difficile spiegare quello che uno risente, perché quel tipo di cose succedono sempre agli altri, fin tanto che non succedono a te. Che sia chiaro, non è assolutamente un augurio per nessuno. Però vi dico questo, in quel momento mi sono fermato. E ho avuto un momento di silenzio mentre avevo la cornetta in mano. Tant'è vero che dice: ma sei ancora lì? Dico: sì, sono ancora qua. E ha cominciato a incoraggiarmi, devo essere onesto, sono incoraggiamenti che ricordo che mi ha incoraggiato, non ricordo quello che mi ha detto, perché pensavo ad altro. E non vi nascondo che nonostante i miei 34 anni di ministero, nella predicazione, nel pastorato, la prima domanda che mi è nata è perché? Lascerebbe a tutti. La seconda è: non lo saprei mai perché. È durato alcuni minuti, ma a un certo punto ho preso la decisione e lì è cambiata completamente la storia. Ho preso la decisione di rallegrarmi comunque. Non è supereroe. Non è la mia fede, è semplicemente perché mi sono reso conto in chi avevo creduto. E vedete, l'istinto umano è sempre lo stesso, in chi ho creduto, quindi guarisco. Non è stata la mia reazione.
Ho detto, Signore, se ti posso servire ancora su questa terra, sono qua. Se preferisci che invece me ne vada, sono qua. Fino adesso mi ha lasciato. Ma vi assicuro che da quel momento in poi rallegrarsi in sempre ha preso una piega completamente diversa. E c'è una cosa che, mentre preparavo questo messaggio, mi è venuta in mente. In quanto genovese di nascita, mi sono ricordato che da tutti i buoni genovesi hanno uno sport preferito. Si chiama il mugugno. È particolare perché non è un lamento, è un brontolio continuo. Chi non va bene, e là non va bene, e ce n'è sempre una. Sono andato a vedere cos'era il mugugno, interessante perché risale molto lontano, all'epoca dei primi cavalli, dei primi marinai, quindi siamo intorno al 1300. E quindi è lì che è stata coniata questa parola mugugno. Ed è un'abitudine oramai ancestrale, dicevo, totalmente personalizzabile, che è sintomo di una continua e insaziabile scontentezza. Allora, vero che viene presa come una valvola di scarico, che ci permette di esprimere la nostra disapprovazione nei riguardi del mondo intero, ma se ci pensate bene, è fino a se stessa. Perché dopo una bella mugugnata, su tutto e su tutti, le conclusioni sono sempre le stesse. Tanto non cambia niente. Vedete, qualcosa mi ricorda ancora del genovese? E che lo vogliamo o meno, ogni genovese che sia puro sangue o acquisito ha questa abitudine, è soggetto a questa abitudine. Ora, domanda. Non c'è bisogno di avere un cancro per arrivare a farsi certe domande. La domanda è questa. Quanto questa abitudine ha influenzato la nostra vita? Quanto questa abitudine influenza la nostra vita? Quanto questa abitudine ha migliorato la nostra esistenza? E vedete, il problema è quello, è che siccome siamo nati in una società di questo genere, siamo stati imbevuti di questo sistema mugugnoso e anche se non pensiamo di averlo, facciamo una radiografia veloce della nostra vita e vi renderete conto quanto invece c'è in dosi diverse l'uno dall'altro. Che impatto il mugugno ha sulla nostra vita cristiana? Cosa dice la scrittura? Gesù dice in Giovanni 15: se osservate i miei comandamenti dimorerete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa, non il vostro mugugno. E sempre al versetto 12, scusate, sempre al Paolo, cambio, 2 Corinzi 13, 11, del resto fratelli, rallegratevi. Ricercate la completezza, siate consolati, abbiate un medesimo sentimento, vivete in pace e il Dio d'amore e della pace sarà con voi. Il che significa che se c'è il mugugno di mezzo, il Dio dell'amore e della pace di cui abbiamo cantato stamattina. Ed è bello perché tutte le domeniche mattine si canta, si loda, si adora, si alzano e si dicono cose vere. Ma quelle cose che diciamo, quando poi si tratta di viverle fuori di qua, è un altro paio di maniche. Come ci conosce la gente, i nostri vicini di casa, i nostri familiari che non vogliono saperne di Gesù? Come ci conoscono? Ah sì, è un credente, ma mugugna. Filippesi 3.1, del resto fratelli miei, rallegratevi nel Signore. Io non mi stanco di scrivervi le stesse cose e ciò è garanzia di sicurezza per voi.
Vi rendete conto? Ci rendiamo conto che abbiamo una garanzia di sicurezza, la parola di Dio, che ci sprona, ci incoraggia, ci invita a essere allegri. Quando? Sempre. Sempre capitolo 4 dei Filippesi dice: rallegratevi sempre nel Signore. Ripeto, rallegratevi. È vero che il mugugno non è una questione tipica dei genovesi, ma senz'altro una questione anche dei filippesi. Lo chiamavano forse in un modo diverso, ho cercato nel greco, ma mugugno non c'è, quindi. Però è l'indole dell'uomo di lamentarsi. E forse anche i tessalonicesi avevano questo problema, tanto che Paolo scrive loro: siate sempre gioiosi. E chi scrive non è uno che è gioioso di nascita. Chi scrive è uno che è diventato gioioso perché ha fatto un incontro. E lo stesso Paolo, in Filippesi al capitolo 4, al versetto 11, se avete le vostre Bibbie, potete leggere insieme a me, dice: ho imparato a essere contento nello stato in cui mi trovo. Ho imparato ad essere contento nello stato in cui mi trovo. E dall'altra parte, un mugugno. Che cos'è essere contento? Tanto diciamo che cosa non è. La contentezza non è la soddisfazione di colmare le mie carenze o i miei bisogni umani. Perché quando colmi tu, ammettiamo pure, che ognuno di noi riesca a colmare tutti i bisogni umani, tutte le carenze umane, si è contenti per... ma non si rimane in quello stato. Come arrivarci in quello stato? Perché se riusciamo ad arrivare nello stato di contentezza, ovviamente, lo capite tutti, cambiare il nostro sistema di vita è un gioco da ragazzi. Vivere in un modo diverso è molto più semplice, indipendentemente dall'età che abbiamo. Io non so più qui a Genova, ma dove viaggio trovo sempre delle persone, e più anziane sono, più lo si vede, che hanno sul viso l'espressione dell'amarezza, l'espressione della tristezza, e senz'altro vanno le loro ragioni. Ma non pensate che anche in quello il mondo abbia bisogno di vedere delle persone che hanno una gioia che nessuno può dar loro? Ebbene, noi questa gioia non è che possiamo averla, ce l'abbiamo. Il fatto è come la viviamo, come rimaniamo stabili in quello. La nostra vita è una vita a denti di sega, su, giù, perché siamo molto emozionali, il che ci sta. Ma la vita spirituale, quello che Dio ha messo dentro di noi, non è emozionale. È trattato anche delle nostre emozioni, ma la vita spirituale non è una vita emotiva. Il rotolarsi per terra, cantare, fare, è un'emozione. Sì, ci sta, assolutamente, ma non è dettata dal nostro spirito. È dettata dalle nostre emozioni, che senz'altro hanno delle ragioni di esistere, ma non è lo Spirito Santo che ci fa rotolare per terra. Che cos'è la contentezza? La contentezza è il prodotto dell'opera di Dio in me. È la consapevolezza che l'opera che Dio ha fatto in me mi ha reso completo in Cristo, di nulla mancante. Non so quanti di noi sono veramente consapevoli. Non ho detto che non lo sappiano. Non ho detto che la teoria ci sia qua dentro. Ho detto quanti di noi sono consapevoli. Certi, profondamente persuasi che l'opera di Dio in me mi ha reso completo. E uno dice: sì, ma pastore, io mi guardo allo specchio, se c'è uno che è incompleto sono io, hai ragione.
perché ti guardi da un punto di vista umano. Ma quando Dio ti guarda attraverso Gesù, sei completo. Ti manca nulla. Il potenziale che Dio ha messo dentro di te ti ha fatto una persona completa, di nulla mancante. Che cosa manca? Mettere in pratica quello che Dio ha messo dentro di te. E se partiamo da questo principio e realizziamo che siamo completi, che Dio ci vede completi, che non abbiamo bisogno di nulla se non applicare quello che Dio ha messo dentro di noi, uff, le cose cambiano. E vi assicuro che nei giorni successivi a quella notizia orribile, mi sono messo proprio lì e ho detto: adesso è il momento di metterlo in pratica, caro. Lo hai predicato per anni? Ok, adesso a te di viverlo. E ho cominciato a rallegrarmi, non per il cancro, sono mica stupido, ma mi sono rallegrato in quel Dio che viveva dentro di me e che mi aveva reso completo, di nulla mancante. Per cui, che io me ne vada, che io rimanga, cambia poco. Completo ero, completo rimango e completo rimarrò. Cosa vuol dire essere completi? Vuol dire non avere più bisogno di dipendere dagli aiuti esterni per vivere la mia vita cristiana. In tutti questi anni di pastorato ho avuto migliaia di telefonate, e a tutte le ore del giorno e della notte. Pastore, ho bisogno di questo, prega per me, prega di qui, prega di là, prega di su, prega di giù. L'ho fatto, ma ho realizzato quante persone si appoggiano in modo parassitario su altri. Ho bisogno di te, e la scrittura dice: non hai bisogno, non puoi dipendere. L'unica persona da cui devi dipendere è da Gesù. Lui i problemi te li risolve. Con questo non significa che bisogna spedire tutti quanti a Gesù e dire: arrangiatevi, non è questo. Ma non possiamo noi dipendere da una persona, perché nel momento in cui dipendiamo da una persona, noi tosto o tardi saremo delusi. Pastore, ho bisogno di te. Non hai bisogno di me, sono qua per aiutarti. Sì, ma non hai bisogno di me. Vieni, andiamo insieme da quello di cui hai veramente bisogno. Certo che abbiamo bisogno gli uni degli altri, ovvio, ma c'è una differenza enorme fra avere bisogno e dipendere. La soluzione, per esempio, alla mia solitudine: quante persone abbiamo incontrato che, ma recentemente ancora, io assolutamente, assolutamente, ho 42 anni, mi devo sposare. Ok, bene. Perché quando sarò sposata sarò felice. No, la tua felicità non dipende, anzi. Po' di esperienza ce l'ho anch'io, sono 44 anni che sono sposato, quindi. Ci sono persone che dipendono da uno psicologo, ci sono persone che dipendono dagli altri credenti e sono lì ad aspettarsi che qualcuno guarisca le ferite della propria anima. Allora, abbiamo bisogno di qualcuno? Senz'altro qualcuno potrà essere un aiuto. Ma nessuno è la soluzione. E nessuno ha la soluzione. Paolo ci ricorda in Colossesi 2: voi avete tutto pienamente in lui, che è il capo di ogni principato e di ogni potenza. Questa è l'area spirituale. Ma sapete, se vogliamo definirci, noi siamo uno spirito che possiede un'anima e una mente e vivi in un corpo. Quando noi andremo davanti al Signore, avremo un corpo spirituale. La parte più importante che cambia veramente la nostra vita è il nostro spirito, perché Paolo
Paolo ci dice, il nostro spirito e il suo spirito insieme dicono Abba, papà. Se puoi chiamare Dio papà è perché il tuo spirito rinnovato e il suo spirito insieme comunicano e sono d'accordo in. Abbiamo tutto pienamente in Lui. Come faccio a dire mi manca qualcosa? Se dico mi manca qualcosa è perché non sono capace di andare a prendere quelle cose che Lui ha messo dentro di me e che mi rivela attraverso la sua parola e che mi conferma, mi suggella attraverso il suo spirito. Giacomo 1, fratelli, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove. Mm-hmm. Sapete che la traduzione migliore è test? Sapendo che il test della vostra fede produce costanza. Agosto 2013, test della fede. E vorrei fare una cosa, vorrei sottolineare questo. Dio non prova te. Perché se Dio provasse te e me, saremmo già morti da tempo. Dio prova la mia fede e la tua fede. È molto diverso. Perché la tua fede è il suo dono. Certo che sei tu che poi la applichi, la vivi. Ma la tua fede è il suo dono. Te stesso sei limitato. Siamo limitati. Sapendo che la prova della fede produce costanza e la costanza compia pienamente l'opera sua in voi perché siate perfetti, cioè completi, di nulla mancanti. Riprendo un attimo quel versetto che ho letto prima in Filippesi 4:11, quando ho detto ho imparato a essere contento nello stato in cui mi trovo. Forse abbiamo un concetto di contento che è un po' diverso da quello di cui Paolo scriveva ai Filippesi. Perché il termine contento in greco è un termine composto da autos e archeo. Autos significa se stesso. Archeo significa essere sufficiente. Essere sufficiente da se stessi. Ah, cambia, eh? Noi contenti, ah, sono contento. Ah. Paolo dice, io sono contento nello stato in cui mi trovo. Sono pienamente convinto che posso essere autosufficiente nello stato in cui mi trovo. E l'autosufficienza non dipende da un training autogeno o da esercizi di yoga. L'autosufficienza deriva dalla consapevolezza che chi vive in me è più grande di quello che vive nel mondo. Quindi uno è sufficiente per se stesso. Essere abbastanza forte, produrre abbastanza da non avere bisogno di aiuto, di supporto. Anzi, esserlo per altri. E poi due, indipendente dalle circostanze esterne. A marzo eravamo in atterraggio verso Washington. Ed eravamo su un grosso Boeing 777. Pieno zeppo. A un certo punto, mentre stavamo scendendo, siamo entrati in una zona di turbolenza. Il capitano ci ha chiesto di allacciare le cinture di sicurezza e abbiamo continuato in mezzo alle nuvole per un bel po' di tempo, fino al momento in cui eravamo quasi vicino alla pista, 200 km per un aereo di quel genere sono nulla, quando di colpo abbiamo sentito un gran scossone, un boato,
e l'aereo comincia a scuotere. Dopo poco il capitano ci dice: siamo stati colpiti da un fulmine. Non è piacevole, credetemi. Cosa è successo? Ci ha beccati bene. Tant'è vero che non abbiamo potuto atterrare poi a Washington, abbiamo dovuto atterrare a Baltimore. Però una cosa era certa, è che c'erano 280 passeggeri, credo, sopra. Nessuno ha avuto problemi. La botta è stata forte. La paura, anche perché c'era gente che gridava. L'aereo ha scosso? Sì, assolutamente. C'era una situazione di pericolo? Forse no, ma comunque di non comfort senz'altro sì. Ma indipendentemente da quello che c'era fuori, all'interno, 280 persone erano tranquille. Potevano stare tranquille. Poi non lo sono state? È un altro paio di maniche, ma potevano. Perché un fulmine che colpisce un aereo è molto difficile che lo danneggi al punto tale da farlo cadere. Indipendente dalle circostanze esterne, indipendentemente da quello che mi succede intorno, indipendentemente dal fatto che mi abbiano detto: guarda, hai un cancro, la mia gioia non me la leva nessuno, perché non è dipendente dallo stato in cui io vivo, non dipende da ciò che sperimento, non dipende dalla persona che ho accanto. Posso avere accanto la moglie peggiore, il marito peggiore, ma quella gioia che tu hai non te la può togliere nessuno, e non è una gioia emozionale, perché Gesù ha detto: io vi do la mia pace, quella che il mondo non vi può dare. Sì, ma come si fa? Ci arriviamo. Se avete il coraggio di rimanere fino in fondo. Poi, sono contento del mio stato. Ma io non ho molto, io ho poca roba. Siamo tutti lì, poi soprattutto i genovesi, non c'ho mai niente, no? Ma io non c'ho niente. Non serve quello che hai. Quello che hai è più che sufficiente. Anche se non hai niente, è più che sufficiente. Perché? Sei salvato? Sì. Gesù è il tuo Signore e Salvatore? Sì. Lo Spirito Santo vive dentro di te? Sì. Hai la parola di Dio? Sì. Qualcuno ti impedisce di leggerla? No. È più che sufficiente. C'hai tutto. Lavoraci sopra. E lì casca il credente. Di solito si dice casca l'asino. No, casca il credente. È che non abbiamo voglia di lavorare. Siamo pronti a fare 50 miliardi di cose fuori. Se c'è da andare a prendere il credito in cui chi non sta male, se c'è da aiutare in chiesa, ma quando si tratta di lavorare su noi stessi, per cambiare noi stessi, lì le cose cambiano. Perché? Perché un lavoro 24 ore su 24. In Prima Timoteo, Paolo scrive al capitolo 6, versetto 6, la pietà con animo contento del proprio stato è un grande guadagno. Sapete, io ho sentito dire di tutto su questo versetto. Tutte le stupidaggini più grosse le ho sentite. Perché pensano che la pietà è il fatto di dare qualcosa a qualcuno, così poi sono contento e ho guadagnato nei confronti del Signore. Paolo scriveva a Timoteo a proposito di schiavi che erano diventati credenti e che avevano o dei padroni non credenti o dei padroni credenti, e con i padroni non credenti ma con i padroni credenti la prima cosa che anche noi oggi facciamo: se un padrone credente e fa qualcosa che non va, manca di amore. Stesso problema che avevano nella chiesa, laggiù, stesso, di Efeso, dove Timoteo era pastore. E Paolo dice: ma no, avete padroni credenti? Bene. Non credenti, scusate, va bene. Avete padroni credenti? Comportatevi nel modo migliore.
e non c'è mai stato cenno da parte di Paolo, né di nessun altro, di cambiare la situazione, cioè di togliere lo schiavismo. Era un sistema, che poi fosse giusto o meno, è un altro paio di maniche, sono d'accordo che non lo fosse, ma non lo è per noi oggi, ma a quel tempo i romani funzionavano soltanto così. E Paolo dice, non andate cercando di rovesciare le situazioni, cercate di essere delle testimonianze là dove siete, mantenendo quella posizione che è dentro di voi, al di fuori di quello che è fuori di voi. E Paolo, vi leggo la traduzione, o meglio, la parafrasi di questo versetto. Quando dice che la pietà in greco ha due significati, riverenza e rispetto. Quindi a questi schiavi dice, nei confronti dei vostri padroni credenti, riverenza e rispetto. E la riverenza e il rispetto, espresse con atteggiamento di riconoscenza, unite alla consapevolezza di essere autosufficiente e adeguato nello stato in cui ci si trova, questo è un grande guadagno. Non siamo schiavi, lo eravamo. Ma il principio si può applicare a noi, non si applica letteralmente a noi, ma si può applicare a noi. Perché? Tanto per cominciare, c'è l'atteggiamento di riconoscenza di mezzo. Scusate, se uno schiavo doveva avere un atteggiamento di riconoscenza, il discorso si comincia a far pesante, perché lo schiavo era schiavo, come faceva a essere riconoscente? Eppure Paolo dice, no, siatelo. Perché la vostra consapevolezza deve essere basata su quello che voi siete dentro, autosufficienti, adeguati, nello stato in cui vi trovate. E se continuate in questo senso, funzionate in questo senso, ci guadagnerete un sacco. Nella relazione con gli altri, nella relazione con i vostri padroni e nella relazione con Dio. E vi assicuro che quando diventiamo consapevoli dell'adeguatezza in cui siamo, non andiamo più da Dio con un atteggiamento inquisitorio. Se noi andiamo da Dio con un atteggiamento inquisitorio, Signore, perché? È semplicemente perché non abbiamo capito chi siamo, non abbiamo capito quello che ha messo dentro di noi. Lo sappiamo per sentito dire, lo sappiamo perché veniamo in chiesa, lo sappiamo perché ogni tanto diamo una sleggiucchiata alla Bibbia, lo sappiamo perché gli altri pregano e quindi dicono delle belle cose che diventano una forma in cui cominciamo a credere anche noi, ma personalmente si può essere contenti nello stato in cui siamo, anche se non siamo contenti dello stato in cui siamo. Io mi sono trovato a essere contento, nel senso di consapevole di essere adeguato, quando mi hanno detto, guarda che è una cosa veramente brutta. Ero contento della cosa brutta? No. Ma nella cosa brutta sì. E vi ripeto, non si tratta qua di essere Superman, non c'è bisogno di essere pastori, non c'è bisogno di avere delle lauree in teologia, è sufficiente essere dei credenti che prendono sul serio Dio e che dicono, se tu l'hai detto, allora è vero. C'è una differenza fra accontentarsi e essere contenti, perché accontentarsi è accettare una situazione.
senza essere pienamente soddisfatti. Essere contenti è una contentezza dello stato in cui siamo, ed è legato a quattro cose. Uno, a come gestiamo la nostra relazione con Dio. Se la nostra gestione con la nostra relazione con Dio non è gestita correttamente, noi scivoleremo molto rapidamente di nuovo nel famoso mugugno. Perché non abbiamo soltanto l'abitudine di mugugnare gli uni con gli altri, mugugniamo con Dio. Volete vedere se è vero o no? Quanti di voi qua, quanti di noi qua non ha mai mugugnato con Dio? Grazie della vostra onestà. Chi è Dio per me? Che comunione ho con Lui? Che comunicazione ho con Lui? È la comunicazione del supermercato? Dove vado? Riempio il carrello? Esco? Senza pagare perché è tutto gratuito? Cerchiamo la sua mano o cerchiamo la sua faccia? Una domanda. Poi non solo, ma dipende da come gestiamo noi stessi. Dipende come trattiamo noi stessi. E trattare noi stessi, amare se stessi non vuol dire guardarsi nello specchio e mettersi la cremina per togliere le rughe e dirsi bravo sei... No, amare noi stessi è evitare di peccare, perché il peccato porta alla morte. Come gestiamo... Interessante. Come gestiamo le nostre relazioni umane? Cioè come... Amiamo il nostro prossimo, come gestiamo le circostanze della vita. E arrivo a una conclusione, la prima, ce ne sono diverse. Lo stato del nostro cuore determina lo stato della nostra mente. Figlio mio, dammi il tuo, non ha detto dammi la tua mente, dammi il tuo cuore. Dio vuole il fondo di noi stessi. Tutto noi stessi. È difficile, perché a noi piace tenere un certo numero di cose. Signore, un po' te lo do, ma il resto me lo gestisco io. Il salmista diceva, benedirò il Signore che mi consiglia, anche il mio cuore mi istruisce di notte. Chi è che può dire qua, il mio cuore mi istruisce di notte? C'è una relazione con Dio, eh? Dio mio, desidero fare la tua volontà, la tua legge dentro il mio cuore. E poi più là dice, perciò il mio cuore si rallegra, l'anima mia esulta, e anche la mia carne, cioè il mio essere intero, dimorerà al sicuro. Siano gradite le parole della mia bocca, la meditazione del mio cuore, in tua presenza, o Signore, mia roccia e mio Redentore. Poi lo stato della nostra mente determina, lo stato della nostra anima determina lo stato della nostra mente. L'anima è il luogo in cui sono radunati tutti i ricordi, non tutti i ricordi, quelli sono nella mente, ma tutto ciò che ci ha caratterizzato durante la nostra vita, le nostre sofferenze, soprattutto quelle, sono tutte lì dentro. E quando viviamo delle cose, viviamo delle situazioni, quelle vengono fuori e vengono poi elaborate dalla nostra mente. Lo stato della nostra anima determina lo stato della nostra mente. Quanto permettiamo a Dio di guarire la nostra anima? È determinante. Se hai qualcuno che ti ha fatto del male, o continua a farti del male, sappi che riprodurrai sempre la stessa cosa, finché non permetterai allo Spirito Santo di guarire la tua anima, non i tuoi pensieri. I ricordi non potrai mai cancellarli, ma il dolore sì. E se non c'è un'opera dello Spirito Santo, sarà molto difficile. E poi, la contentezza è la conseguenza di alcune cose. È la conseguenza della nostra consapevolezza di essere figli di Dio.
Guardate che Pietro dice: voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che si è acquistato, Dio si è acquistato. Non è una chimera, non è il Nintendo spirituale con cui gioco, vinco o perdo, è una realtà. Se sei figlio di Dio, sei una stirpe eletta. Ti guardi allo specchio e dici che schifo, lo so, ma guardati con gli occhi di Dio. Piantali di guardare con te stesso, con gli occhi tuoi. Perché guardarti con gli occhi tuoi ti fa rimanere in una realtà dalla quale puoi uscire. Potenzialmente hai tutto per uscirne. E allora non sarà semplicemente il canto per animarsi e riuscire a andare da una riunione all'altra per essere incoraggiati. No, diventerà uno stato che poi avrà un'influenza anche sulle nostre emozioni, indubbiamente. Ma diventa uno stato. È quello stato, fratelli e sorelle, che mi ha permesso una decina di minuti dopo quella notizia di dire ok, adesso ti calmi, perché sai in chi hai creduto. E non mi sono mai più mosso di là. Io sono andato all'intervento, sono andato, mi hanno fatto 42 sedute di radioterapia, mi hanno rovinato l'intestino, sono ingrassato che non ne posso più, non riesco a perdere peso perché il mio intestino purtroppo funziona, ma grazie a Dio sono qua. Poco importa, mi guardo e dico fai schifo, eh sì, ma sei vivo. E puoi raccontare le meraviglie di quello che ti ha salvato. Non solo siamo una stirpe eletta, la nostra vita è nascosta con Cristo. Colossesi 3. Poi guardate, in Efesini 2,5 c'è la nostra storia. Dice, quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo, cioè ci ha restituito la vita. Ci ha risuscitati con Lui. E con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti e in Cristo Gesù. Wow! No, ma io sono in questa povera, misera vita schifosa. Non sei in questa povera visa schifosa. Perché se ti vedi così, non ti vedi seduto nei luoghi celesti in Cristo. E scusate, dai luoghi celesti in Cristo seduti si vedono i problemi in un modo completamente diverso, perché li vedi dall'alto verso il basso. Non è una novità che vi dico. Agli stessi Efesini Paolo dice, voi siete benedetti di benedizioni spirituali nei luoghi celesti in Cristo. Benedetti di ogni benedizione spirituale. Noi pensiamo che le nostre benedizioni siano avere il conto in banca, la macchina, il lavoro, questo e quell'altro. Lo sono anche, ma non sono quelle. Perché quelle sono la conseguenza di Matteo 6,33. Cercate o desiderate ardentemente, come dice il greco, il mio regno e la mia giustizia, e tutte le altre cose vi saranno date in più, anzi, in abbondanza, dice pure. È una conseguenza. Ma le benedizioni spirituali non dipendono da noi, ce le dà Lui. La contentezza è la conseguenza della nostra consapevolezza che abbiamo, piuttosto della consapevolezza di ciò che ci manca. E vedete, il mugugno sta proprio qua. Ci mugugniamo perché manca qualcosa. Non si tratta di vedere il bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto, si tratta semplicemente di concentrare la nostra attenzione sul fatto che se noi siamo in una certa posizione è perché Lui ci ha messo in quella posizione e abbiamo ciò di cui è necessario. Anzi, abbiamo pure di più. Anche se ognuno di noi dice, mi manca questo, mi manca quell'altro, sii onesto e pensa a quello che hai, a quello che Dio ti ha dato, anche naturalmente, oltre che spiritualmente, è più che sufficiente per la tua vita e per la mia. Impariamo a essere contenti dello stato in cui ci troviamo, perché la mentalità del povero è la mentalità che uccide. Noi siamo ricchi,
non di soldi, ma siamo ricchi in Cristo. E poi la contentezza è la conseguenza della nostra consapevolezza, questo è l'ultimo, che c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Lo so che noi genovesi abbiamo le braccine corte e abbiamo le mani piene di artrite, ma Dio guarisce, e vi assicuro che quello che è scritto, c'è più gioia nel dare che nel ricevere, è qualcosa di estremamente vero. Che gioia che c'è nel dare. C'è stata una preghiera stamattina. Era felice come una Pasqua, sa sorella, perché è andata laggiù e ha dato loro dei soldi. No, probabilmente ha dato degli evangeli, ha dato delle cose del genere. La gioia che c'era nel dare. Concludo dicendo: cos'hai da dare? Cosa abbiamo da dare? Seconda domanda. Cosa stiamo dando? Terza domanda. Cosa decidiamo di dare nel futuro? Una cosa è certa, che se diamo il mugugno, non potremo aspettarci che la gente fuori ci riconosca come coloro che sono stati con Gesù. Se diamo quello che Dio ha messo dentro di noi, potremo essere certi che lavorandoci sopra saremo benedetti e saremo di benedizione. E questo è il mio augurio e la mia preghiera per ciascuno di voi. Amen.